L'unico modo per raggiungere il generale Baro è attraverso sua figlia Erendira. Possiamo usarla per stanare Baro, ma ci servirà il suo aiuto. Fate tutto quello che serve per convincerla. Occhi aperti, la figlia del generale non è lontana. Eccola, ricordate che è la nostra unica pista, ci serve. E se non vuole aiutarci? Ripeto, è la nostra unica pista. Erendira, buendia. Cerchiamo il generale Baro. Lo sento, non posso aiutarvi. Puoi e lo farai. Sappiamo che è tuo padre. Vogliamo vederlo. Che? Perché fidarmi? Perché non hai scelta. Pensi che i sicari siano cattivi? Noi alimentiamo i loro incubi peggiori. Papà? Mi hanno trovata. Americani? No, sto bene. Vogliono incontrarti. No, non mi fido. Dice che siete malvagi e pericolosi, ma mi ha dato una posizione. Preparatevi, il generale Baro ci serve vivo e temo che non sarà amichevole. Prima raggiungiamo il punto d'incontro. Fuoco, fuoco, fuoco! Sparo!
Il tenente è in fuga. Piano, cammine. Qui abbiamo finito. Potrebbero esserci dei dati qui in giro. Questo è il punto d'incontro. Occhi aperti, non ci fidiamo. C'è attività ostile. Váyanse en paz, por favor. Estamos con ustedes. Il drone è partito. Ehi, generale. Voi ecchi avete una bella faccia. C'è un soldato tutto da solo. Un attimo. Sì, il capitano sta scappando. Ok, pendejos. Un buon generale sa quando arrendersi. Poteva andare diversamente. Invece sì, cazzo. Avete minacciato mia figlia. E piango solo di non aver portato più soldati. Ehi, siamo qui perché ci serve il tuo aiuto. Non è così che si chiede aiuto in Bolivia. Non parliamo di un aiuto normale. Stiamo lavorando con i ribelli. Vogliamo eliminare il cartello Santa Blanca. Non può andarti bene ciò che fa il tuo paese. Lo tratta forse peggio degli americani. Baro, tua figlia è al sicuro. E che collabori o no, tu verrai con noi. Giù a terra, elicottero. Thank you.
Mia figlia non è come me. È gentile mentre io sono ruvido. Pensa con il cuore. Non la capirò mai. Non dobbiamo sperare di capire i nostri figli, a che imparino dai nostri errori. Si vergogna di me, vero? Di me e dei miei errori. Poteva nascondersi dai miei nemici in Inghilterra, in Spagna. Invece, rimane in Bolivia e insegna in una scuoletta in un posto pericoloso. Sta cercando di espiare i miei peccati. Lei non è un angelo, ma credo che sua figlia faccia quello che vuole per i suoi motivi. E quali... Ci avviciniamo al punto di estrazione, occhi aperti. Bastardi, erano bravi uomini! Ero alla PAS per parlare col presidente quando mi avete fatto chiamare da mia figlia. So da tempo che il nostro rapporto con il Santa Blanca non può durare, ma non riesco a convincere i burocrati della nostra situazione. Non hai parlato con il presidente? No! E ho paura di rivelare le mie intenzioni a uomini e donne che si sono già venduti al sogno. Ma oggigiorno la corruzione in Bolivia è diffusa. Mi farei degli scrupoli, ma l'Unidad mi ha sparato addosso troppe volte. Volevo l'ordine quando ho fatto la pace col Santa Blanca. Ma è un ordine alimentato dalla corruzione e dalla violenza sui cittadini. La responsabilità è mia e rimedierò ai miei errori. È una strada in salita. Ma se vuoi fermare la violenza in Bolivia, per tua figlia, dobbiamo finirla una volta per tutte. Credo di avere ancora qualche uomo fidato che la vede come me. E ho un amico, un colonnello nell'esercito, potrebbe aiutarci. Ma per questo ci vorrà un po' di tempo. Bene, iniziamo ora. Nomad qui, Bowman. Ottimo lavoro a Flor de Oro. Il generale Baro si sta ribellando contro il cartello e i nostri uomini sono protetti. Le cose si mettono male per gli agenti corrotti dell'Unidad. E per i loro amici del Santa Blanca. Esattamente. Con Baro e i suoi contatti militari dalla nostra, le pattuglie...